studio finalmente un altro video haul, perché ho comprato un sacco di cosine, mi sono arrivate anche un sacco di cosine e non vedevo l'ora di farvele vedere. Quindi inizierei subito perché sono un bel po' e sapete che io parlo tantissimo, quindi non vorrei che questo video poi durasse 800 anni. Primo acquisto che vi faccio vedere sono queste scarpe, che sono in legno, infatti non si piegano. Sono particolarissime, infatti hanno questi glitter sulla parte davanti e queste stringhe dietro per reggere il piede. Sono molto comode nonostante siano di legno, quindi sono proprio degli zoccolettini, non so come chiamarle. Sono parecchio comode, infatti le utilizzo quando non devo camminare troppo, ma comunque devo andare a farmi una passeggiata, così. Sono veramente comode, il piede pensavo non respirasse essendo in legno, invece no, respira da Dio, e mi piacciono tantissimo. Sono della Hopes, sono italiane e le ho comprate qua a Gallarate in un negozio abbastanza famoso che vende scarpe, ma io adesso in questo momento non me lo ricordo. Landini? No, non è Landini. Vabbè, un altro negozio comunque. Erano in vetrina, le ho viste e mi sono detta no, ma quanto sono pucciose! E stanno molto bene con una gonna che vi farò vedere adesso, perché sembrano fatte apposta per questo outfit. Tra l'altro erano scontate, le ho pagate sui 35 euro, costavano 70, quindi veramente un ottimo acquisto. So che sono particolari, molti diranno mio Dio che schifo, però addosso sono veramente pucciose e carine. E io le abbino, come vi dicevo, con questa gonna vintage della MSGM, che ho preso da Madama Vintage, anzi in realtà me l'ha regalata lei, perché come sapete su Instagram, non so se avete notato, ho fatto delle foto un po' vintage con dei vestiti particolari per questa pagina che trovate su Instagram. Quante volte sto ripetendo Instagram? Che è un negozio di Gallarate che vende tutti i vestiti vintage di marca, quindi non vestiti vintage un po' a cavolo, proprio di marca, e sono vestiti strabelli. E quando ho fatto delle foto per lei, perché abbiamo fatto questa cosa, questi shooting per i suoi capi, mi ha regalato due capi. Questo qua che ho provato con gli ananas, bellissimo, color binaccia, secondo me è stupenda questa gonna, è veramente molto molto bella, ben fatta, mi piace un sacco come mi sta, anche perché arriva a vita alta, ha una cerniera al lato e ci sono tutti questi ananas disegnati, ed è anche abbastanza leggera col sottogonna. E poi mi ha regalato questa per il mio compleanno, color jeans azzurro chiaro, danno un po' quel tocco particolare alla gonna senza essere troppo liscia, ecco, gli danno un po' di volume, un po' di movimento. Anche questa tutta bellissima con questi trafori alla fine, questi forellini disegnati alla fine, molto molto bella anche questa, mi piace un sacco. Poi sono andata da Motivi con la mia mamma e ho trovato questo vestito molto molto bello. Mi piaceva innanzitutto il colore, che sembra fatta apposta anche per i capelli. Mi piaceva sia il colore che il taglio proprio del vestito, è particolare e va anche accorciato perché loro lo vendono lungo, ovviamente non sapendo l'altezza della persona che lo andrà ad acquistare, quindi poi lo porterò a sistemare. È fatto così davanti, molto stretto, infatti per infilarlo non vi dico il casino, e poi finisce a pantapalazzo gigante, molto molto lungo, si stropiccia facilmente, infatti poi lo dovrò, dopo che lo porterò a sistemare, lo dovrò stirare e tenere dritto nell'armadio perché sennò si rovina subito. Ed è tipo un tessuto crepe qualcosa, adesso non mi ricordo come si chiama, però è molto molto leggero e tutto lavorato, strano. E mi piace tantissimo questo, veramente, sia sul taglio del seno, che mi piacciono un sacco i vestiti che fanno così, col taglio a V. Poi ho preso da Chiabi, che sono andata con mia mamma, Antonio, Angela e Isabella, mia nipote, ho preso questi qua, che sono della taglia 38! No, perché Chiabi veste molto, molto largo, quindi la 38 è tipo la 42. Infatti ho una 42 e questi sono la 38, e ci sono rimasta di merda quando ho visto 38, oh, mi fate sentire più magra. E sono molto belli perché sono leggeri, elasticizzati tantissimo, quindi conviene prendere una taglia più stretta, e li ho pagati una cavolata tipo 6 euro, e non avevo dei jeans grigi lunghi, finalmente lunghi, che arrivano fino alla caviglia, non prima, oltre la caviglia anzi, e mi piacciono tanto perché sono veramente comodi. Li ho già indossati, ho provato a metterli anche con questo caldo. Diciamo che si soffre un po' perché essendo elasticizzati si sentono molto appiccicati alla pelle, quindi credo li metterò più in questo autunno, ecco, e quest'inverno. Poi sono andata da Subdued e ho comprato questo. Sono andata nel negozio dove vende Subdued, questa è un'altra marca, in realtà si chiama Nasty Co. Ed è un jeans nero molto molto spesso, però nonostante questo è tutto in cotone, quindi non provoca caldo come può essere questo, che è molto elasticizzato, quindi si sta abbastanza bene con questo. È a vita alta e sul fondo finisce molto largo a campana con questo risvoltino cucito,
E sono particolari perché, a parte che sì, ingrossano un po' le gambe, io già avendo le cosce abbastanza grosse, questo fa sì che le cosce siano ancora un po' più grosse, però mi piacciono un sacco perché la parte finale con le sneakers stanno da Dio e fanno un po' simile culotte, ecco, i classici pantaloni culotte, no? Ho preso da Subdued questa magliettina che non vedo l'ora di mettere quest'inverno, questo autunno, che è con un taglio, come vedete, sulle spalle, tutta super stretchy, tutta super elasticizzata, quindi una volta indossata si va ad allargare, un po' tipo questa qua, e ha le maniche credo lunghe, anche se secondo me arriveranno a 3/4 perché è molto piccola, e la taglia questa qui è una S perché non ce n'erano altre, e vabbè, mi piaceva talmente tanto, e sarà un po' crop secondo me, quindi la devo ancora indossare. E poi ho preso sempre la Subdued, questa qui che è una M, è una gonna con tutti i bottoncini, che anche qui la cercavo da tanto tempo, è un blu bello forte, e classico blue jeans con tutti i bottoncini davanti. E la cosa che mi piace è che io ho una gonna simile, però con a costine vellutata marroncina, che anche quella è bellissima, purtroppo però ha i bottoni a clip, quindi ogni volta che la metto o che mi siedo si staccano e mi denudo, perché come vedete sono proprio gonne che ti denudano. Questa mi piace perché ha i bottoncini, quelli proprio con l'asolina, quindi si chiudono, una volta che sono chiusi, quindi un punto a favore per questa gonna. Gli altri vestiti invece arrivano tutti da Shein, che una volta si chiamava Sheinside ma adesso è Shein, e sono dei capi veramente molto molto belli, però alcune cose adesso ve lo dico. Questa t-shirt un po' corta, che però a me non mi importa perché poi ci faccio il nodino davanti, ed è tutta righe, bianca e azzurrino, un azzurro carta da zucchero, non so adesso, molto spento, con questo cactus. Infatti non potevano prenderla per il mio amore dei cactus, che tra l'altro questo è un regalo di compleanno, e non potevano scegliere questa maglietta col cactus, con il coso della Campbell, cactus, bellissima. L'unica pecca di questa t-shirt è che è veramente grossa, spessa, un cotone pesante, infatti anche questa la utilizzerò in primavera, autunno, inverno, perché è molto molto pesante e adesso fa troppo caldo. Ho provato a indossarla ma stavo morendo, infatti ho indossato anche questa, che è sempre di Shein, rosa e con scritto Arizona anche qua col cactus. E l'unica pecca invece è che questa è trasparentata, cioè mettete il reggiseno e si vede sotto, perché non so come farvela vedere, ma è fatta tipo a righettine, cioè righettine più scure su fondo chiaro. E anche questa però, nonostante sia trasparentata, è pesante, fa un caldo assurdo. Le maniche, ragazze, non le vedete perché le ho infilate dentro. E io infatti, come vedete, ci ho già fatto il nodo perché tutte le mie magliette adesso mi è presa la fissa di fare il nodino davanti. Sempre t-shirt, mi è arrivata anche questa grigia, che è tutta girata. Un attimo, arrivo. Questa che ho scelto proprio perché era abbastanza, sembrava lunga ed era tutta bucherellata. In realtà non è tanto lunga, cioè arriva proprio appena sotto il sedere, ma proprio appena, e ha tutti i buchini, e la cosa che mi piace è proprio quella, che ci sono tutti i buchini. Adesso non ne ho preso neanche uno, mi piace tantissimo anche la stampa, e niente, speravo fosse un po' più lunga per utilizzarla come vestitino, con gli high boots, quindi le scarpe, gli stivaletti, quelli alti fino al ginocchio. Secondo me questa con gli stivaletti alti fino al ginocchio ci sta benissimo, però purtroppo non è abbastanza lunga, quindi devo mettere degli shorts altrimenti vado in giro nuda. Poi ho preso questa che l'ho utilizzata al mio compleanno, ed è una maglietta vestito, anche qui speravo fosse un vestito, in realtà non è tanto lunga, però fate conto che io sono 1,73, sarà anche per quello, cioè se la do a mia cognata che è più bassa di me sicuro, lei le copre tutto. A me arriva anche qui davanti, si vede tutto, cioè si vede, avete capito. Questa è bella perché è di un color ocra, con tutte queste stampe di disegni floreali. Questa parte della vita, cioè proprio appena sotto al seno, c'è questa cucitura elasticizzata con due stringhe che voi andate a infilare nel buchino che c'è alla sinistra, gira intorno e ve la stringete sulla vita, quindi vi crea questa cosa armoniosa sopra alle spalle, segna comunque il punto della parte del seno, e poi cade morbida per il resto del corpo. Mi piace tantissimo, però ripeto, speravo fosse più lunga per utilizzarla solo come vestito, ma invece anche qui devo mettere degli shorts sotto altrimenti vado in giro nuda. Ultimo capo,
ma non da meno, questo vestito che ho trovato sempre sul sito Shein, appena l'ho visto me ne sono innamorata, sulla modella era strepitoso, però è davvero tanto tanto pesante, infatti, ed è anche molto importante, non so quando metterlo perché non te lo puoi mettere per andare a fare una passeggiata o non lo so, per andare a cena, perché è veramente tanto tanto importante, è molto lungo, poi c'ha uno spacco laterale mi pare, sì, che si vede comunque tutta la gamba, la coscia, è molto molto bello. E devo decidere quando metterlo. L'ho preso in realtà perché ho detto, oh, me lo metterò a qualche evento, qualche cosa di carino. Però oramai gli eventi d'estate non ci sono più. Inizieranno tutti a settembre, ottobre, novembre, così. Farà forse ancora caldo, però secondo me è molto estivo. Non lo so, lo vedo molto... Poi l'ho preso forse di un colore troppo... che lega troppo. Quindi niente, questi erano i miei acquisti e gli arrivi che mi sono arrivati appunto dal sito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual era il vostro capo preferito. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!